Buonasera, buonasera a tutti. Seconda diretta di questa settimana. Ieri abbiamo avuto una diretta bellissima con la dottoressa Zuccarello, la nostra amica genetista. Questa settimana ci si è un po' accumulato il programma, visto che la scorsa settimana abbiamo avuto qualche piccolo problema tecnico, abbiamo dovuto rimandare la diretta della dottoressa Zuccarello. Questa sera ospitiamo, è la mia prima volta con una diretta a tre, quindi spero che tutto vada bene tecnicamente, però sono molto contenta perché ospito due cari amici del Centro Marques. L'Istituto Marques è uno dei centri che per primo, insomma, ha iniziato a sostenere la nostra attività. Noi ricordiamo che siamo un'associazione no profit, quindi siamo un'associazione totalmente priva di lucro e dopo 10 anni siamo ancora, diciamo, vive e attive e questo qui, insomma, 10 anni fa ci sembrava un miracolo che potesse succedere, però diciamo che è una cosa che è un miracolo costruito anche insieme, diciamo, a tanti medici e tanti professionisti che ci aiutano a dare la giusta informazione. Poi magari parleremo anche di questo con i due ospiti che abbiamo stasera, che io già vedo, allora, che io vedo, no, ne vedo solo la dottoressa Benigna, Michela Benigna. Che eccola qui, no, sorpresa! Ciao, Io buonasera. ero preparata che con questo profilo si collegasse Michela, e quindi allora presento prima te. Abbiamo il dottor Victor Montalvo, che è il responsabile embriologo del Centro Marques di Barcellona. È la prima volta che noi ci vediamo, quindi piacere. Piacere. Allora, vediamo un po' se c'è anche Michela, che dovrebbe collegarsi con un altro profilo che però non vedo. Quindi aspettiamo un attimo che arriva lei. Insomma, intanto comunque, diciamo, ecco, sì. E allora, noi ospitiamo sempre volentieri gli embriologi perché gli embriologi sono i primi babysitter dei nostri bambini e quindi noi lo diciamo sempre, ci piace questa cosa, questa immagine, diciamo, insomma, dare questa immagine, sai, è un'immagine bella e tenera, perché insomma è veramente, io credo che sia veramente molto importante, assolutamente, il ginecologo, assolutamente, però, diciamo, il laboratorio è qualcosa di super super importante. Allora, non vedo ancora collegata Michela, che dovrebbe collegarsi con l'altro vostro profilo. Vedo però che c'è la dottoressa Gemma Fabozzi, che anche lei è embriologa e quindi sa di che cosa parliamo. Allora, Victor, pa tu parli, lo sp parli spagnolo, vero? Parla spagnolo. Parla spagnolo. Oui. Spagnolo, però Sì. Ok, io parlo spagnolo, quindi non c'è problema, per cui perfetto. se c'è qualcosa lo possiamo tradurre. Allora, intanto che aspettiamo Michela, volevo, diciamo, un po' parlare con te, perché io, diciamo, sono una vecchia paziente PMA, ormai mio figlio, io ho due figli, il più grande ha 11 anni, quindi ormai, insomma, è passato un sacco di tempo. Diciamo, quando ho fatto io PMA, si trasferiva sempre in terza giornata, no? Si facevano poco blastocisti. Adesso tutti fanno, o quasi fanno, le blastocisti. Ecco, forse Michela è. No, però vedo altre richieste di partecipazione e non vedo lei. Allora, adesso invece si fanno, diciamo, si lavora con le blastocisti. Ecco, quindi puoi dire, diciamo, il vantaggio di lavorare con le blastocisti? Poi intanto ovviamente tutte voi sapete che quando volete potete inviarci le vostre domande e noi siamo qui disponibili a rispondere, insomma. Okay. Las ventajas del blastocisto es que el embrión ya está más desvolupato, entonces podemos escoger mejor el que tiene mayor potencial de implantación. Allora, credo che si sia capito benissimo che appunto ha detto che il vantaggio delle blastocisti è il fatto che le blastocisti sono ovviamente più sviluppate e quindi chiaramente si può
capire meglio qual è il vantaggio, cioè quale degli embrioni, delle blastocisti che si hanno a disposizione sono le migliori per trasferirle. Una domanda che spesso ci fanno è come si fa a capire quali sono le migliori? Nel senso, la classificazione di questi, perché a volte noi leggiamo queste lettere A, B, A, B, A, C, però che significano queste lettere? La letra significa la calidad. Tenemos A, B y C. Entonces, A es el mejor y B es el peor. Como más número de células y mejor distribuidas están, es de mejor calidad. Entonces, es una guía que usamos. Ok, e quando vediamo questa, eccola Michela. Ciao Michela! Eccoci, ciao. Buonasera! Buon Buonasera. tardes! Allora, stavamo parlando della classificazione degli embrioni, no? Perché vediamo sempre che ci dicono per esempio 4, 3, c'è cioè un numero e due lettere, Sì, no? Giusto, Victor? giusto. Ok. Il numero cosa indica? Il numero, la espansione, Il come numero un del primo numero indica il grado di espansione della blastocisti. sì, un 1 è un embrione pequeño y un 6 es un embrión más grande. Entonces es una indicación del grado del tamaño dell'embrione. Ok, quindi diciamo più è alto il numero e più diciamo è avanti lo sviluppo, ok? Mentre invece le due lettere, cioè la prima lettera indica che è da A a D, no? Giusto? Indica la inner cell mass, la calidad de la masa celular, y la segunda letra el trofoderma, cioè cada parte dell'embrione. Ok, quindi diciamo che noi se leggiamo 2A siamo più contenti Esatto. diciamo di ok, va bene. Quindi un po' diciamo è intuitiva la cosa. Michela, buonasera. Buonasera Ciao. Luisa, ciao. Allora, io ti devo ringraziare innanzitutto per la pillola che ci hai mandato sulla diagnosi per impianto che sta andando benissimo Nulla. e bene, perché noi abbiamo questa rubrica, diciamo che siamo molto fortunate perché abbiamo praticamente veramente tanti medici che ci aiutano e ci sostengono, insomma, ci mandano materiale e stanno uscendo, diciamo, queste piccole pillole più o meno una settimana, ma insomma, se è perché dobbiamo editarle, dobbiamo prepararle, quindi ci vuole un po' di tempo. Noi siamo vecchiette, quindi abbiamo dovuto imparare pure a usare gli strumenti di Instagram. E quindi ovviamente, ogni settimana più o meno esce una di queste pillole e insomma la tua ha avuto tante visualizzazioni, siamo contenti perché insomma ho visto che hai fatto uno sforzo per condensare un po' Sì. in pochi minuti, in certi momenti eri abbastanza affannata. Perché insomma, tra l'altro bisogna fare un po' di tagli perché se entra entro un minuto e mezzo va nel circuito Reels, che è un circuito insomma che ha più visualizzazioni, quindi facciamo questo sforzo, diciamo, di inserirle lì. Allora, dunque leggo, aspetta, ecco, perché purtroppo ci sono delle domande che allora. Questa domanda, non, allora, non so, dunque, qual è il valore migliore della folina che deve risultare da un esame nel sangue? Io non ho Intende? mai fatto questo esame. No, normalmente si dosano i folati, ok? Ok. E da questo punto di vista sì, ci sono i range di normalità. Più che altro l'assunzione dell'acido folico, se non si hanno ad esempio mutazioni come la mutazione del gene MTHFR, che appunto va a codificare poi per un altro fattore della coagulazione, che è l'omocisteina, normalmente è sufficiente assumere i normali 400 microgrammi solo per evitare il rischio della spina bifida. Però quando invece ci sono situazioni particolari, si deve naturalmente aumentare quella che è l'assunzione che noi abbiamo quotidianamente con l'alimentazione, principalmente con le verdure a foglia larga, per naturalmente supplementare e aumentare quello che è il Certo. nostro fabbisogno quotidiano di folati. Quindi spesso e volentieri sì, i colleghi ginecologi chiedono nella batteria degli esami anche naturalmente il dosaggio dei folati, del complesso della vitamina B12, giusto per avere un quadro più completo. Ok, mi chiedono la domanda. Ogni volta ci capitano le domande delle domande, proprio il domandone, quello che tutti. Allora, a 42 anni ha senso fare una IUI senza aver avuto problemi, diciamo, di nessun tipo e con un ciclo sempre regolare? Oppure è meglio lasciare stare?
Vuoi? Ti do prima la risposta da ginecologa, poi te la do da biologo. Victor, allora, da un punto di vista, diciamo, medico, naturalmente per quanto uno abbia i cicli regolari e non ci siano naturalmente problematiche a livello della tuba, naturalmente nel campione seminale del partner, fare un'inseminazione equivale praticamente ad avere rapporti a casa. Quindi la percentuale di successo e di test di gravidanza positivo è basso, è tra uno 0, mettiamola così, e un 5% a essere generosi. Da un punto di vista biologico, ti può spiegare meglio invece Victor perché questo tasso scende. Ok. No, Victor, tra l'altro, visto l'occasione, ci potrebbe dire, insomma, che significa un buon seme che può essere usato per una IUI? Perché? Necesitamos una concentración elevada de espermatozoides y que se muevan bien, que haya una buena movilidad. Pero el limitante en este caso sería la edad de la paciente, Certo. donde el ovocito sería poco probable que fuese normal cromosómicamente. Entonces, Anche sí. perché ovviamente se c'è, ce n'è uno solo, diciamo, che è quello dell'ovulazione, ecco, quindi chiaramente le due possibilità si riducono. Ho una domanda in spagnolo, wow! Non so se è posta per cortesia in spagnolo oppure perché è spagnola, comunque va bene. Chiede: si el embrión es más pequeño, sea número 3, por ejemplo, es menos probable que se implante que uno número 5 o 6. Sí y no, es decir, tiene que ir acompañado de la calidad del embrión. El grado de expansión no es lo único que cuenta, es un valor importante, pero también importa mucho la calidad de la masa celular y del trozo ectodérmico. Por lo tanto, sí, Okay. de igual calidad será mejor un embrión más grande que uno más pequeño. È meglio uno grande e buono che uno piccolo e no. Claro, es lo C'era primero. un famoso, non so se Michela, che è italiana, se lo ricordo, ma forse sei troppo giovane tu. C'era un famoso comico che si chiama Catalano che faceva tutte queste massime: è meglio una moglie bella e ricca che una No, non me allora lo ricordo, però le massime sicuramente sì, sono state tramandate. Era uno dei comici che lavorava con Renzo Arbore, Ah, no? sì? Quelli della notte, questi famosi, facevano queste massime ovvie, cioè meglio essere ricchi che essere poveri. Allora, dunque, dice la ragazza che aveva chiesto della folina, quindi quando è presente una mutazione MTHFR, è necessario aumentarlo questo dosaggio della folina? Questo dipende sempre dal valore dell'omocisteina. Se l'omocisteina è comunque sotto i 12, quindi assolutamente della norma, non serve aumentare il dosaggio dell'acido folico. Se siamo già più in una situazione di iperomocisteinemia, naturalmente allora sì, dipende dal valore, si può iniziare con una folina da 5 mg o passare addirittura ai 15 mg, quello sì. Ok, allora, transfer di blastocisti crioconservata su ciclo metigagoto con Prognova e beta positive, yeah! Allora, è normale vedere all'ecografia una cisti luteinica di 22 mm sull'ovaio destro? Sì, è normale perché nonostante naturalmente si faccia un ciclo preparato farmacologicamente, in teoria gli estrogeni dati attraverso il Proginova dovrebbero inibire l'ovulazione, questo non sempre accade, okay? Soprattutto chi ha cicli regolari, quindi è possibile che ugualmente, non avendo preparato l'endometrio col Proginova, l'ovaio ugualmente stia lavorando e di conseguenza poi sia andato incontro all'ovulazione e a riscontro all'ecografia ostetrica si trovi il corpo luteo, quello tranquillamente. Ok, comunque siamo contentissimi di queste beta positive e Assolutamente. avanti tutta. Allora, in presenza di cardiolipina ABS IgG superiore a 20, che tipo di terapia si può fare? Normalmente si utilizza la terapia con l'eparina in combinazione spesso anche con l'aspirina, okay? Perché è la cosiddetta sindrome da fosfolipidi, quindi che
mette a maggior rischio, una volta che si instaura la gravidanza, di aborto nel primo trimestre. Quindi la terapia in tal senso è appunto dare doppio anticoagulante, da una parte l'eparina che agisce su una cascata della coagulazione, dall'altra parte naturalmente l'aspirina che funge da doppia via, sia per quanto riguarda la coagulazione che anche naturalmente come antinfiammatorio. Allora, endometrite cronica curata con Bassato, oddio, il Bassato io l'ho presa, un'esperienza mistica, una cosa tremenda, e ciproxina, però sta ancora lì. Che facciamo? Allora, bisogna fare un'endometriocultura, quindi si utilizza la microbiologia classica per vedere realmente qual è l'agente che dà l'infezione in maniera tale da dare una maggiore terapia mirata. Quello che sempre bisogna dare in associazione agli antibiotici, questo vale sia per l'endometrite, ma in generale quando uno ha un'infezione, naturalmente puoi dare i probiotici per ripristinare quella che è la flora residente e di conseguenza evitare che una volta che io debello quello Certo. che è l'infezione, poi come sempre i miceti spuntano subito dopo, quindi la candida è la che salta. Ok. L'antibiotico è tremendo, sì, effettivamente. Allora, beh, c'era un'altra domanda sempre sull'MTHFR, ma è la stessa praticamente domanda di prima, insomma, quindi ne abbiamo già parlato. E c'è Sabrina che è nel mio cuore. Quindi sono contenta che ci sei, Sabrina. 9 transfer da ovo negative. Cioè, è il caso che quando, cioè, è quel caso che quando mi chiama, perché insomma noi ovviamente una buona parte della nostra attività sono queste telefonate, diciamo, in cui ovviamente raccogliamo degli sfoghi pazzeschi, perché insomma, voglio dire, 9 Sono ovo. tanti. Sono proprio tanti, sono proprio tanti anche, ma voglio dire, sia economicamente ma anche, voglio dire, anche emotivamente, cioè crederci è veramente, ci vuole una grandissima forza. Lei è una persona che ce Caparbia. l'ha, però inizia praticamente, effettivamente, ecco. Quindi, che possiamo fare, diciamo? Poi, tra l'altro, chiede anche una cosa, ma questo, diciamo, diamo un'informazione commerciale, ma al market sono anche pacchetti con blasto garantite, cioè con numero di blasto garantite, perché adesso le fanno un po' tutti questi pacchetti vari, insomma, poi casomai chiamerai, puoi chiamare, diciamo, il centro. Io non sapevo dare questa informazione. Allora, cosa possiamo fare per Allora, questi tentativi innanzitutto falliti? bisogna sempre capire come sono stati eseguiti questi tentativi di ovodonazione, ok? Sono stati eseguiti con ovociti a fresco, ovociti congelati all'estero, in Italia, se Penso che abbia naturalmente. fatto entrambe le cose, credo, sia in Italia che all'estero. Sì. Ok, quindi bisogna un poco diversificare quella che è la storia clinica e che come si sono svolti naturalmente i vari percorsi di ovodonazione. Penso che, o spero che sia stato studiato ad un certo punto in maniera un pochettino più approfondita la parte maschile, ok? Perché spesso e volentieri si pensa che bastano tre spermatozoi perché abbiamo l'ovocita della donatrice e naturalmente questo deve compensare un poco a tutto. Quindi sicuramente se non è stato fatto un esame di secondo livello per quanto riguarda lo studio maschile, quindi una frammentazione, un test di Fish o una meiosi, per vedere naturalmente come spesso ci accade di scoprire anche in uno spermiogramma che apparentemente è normale, che ha sempre dato una buona fecondazione, poi magari invece lo spermatozoo mi dà un apporto negativo e questo si traduce nella formazione, sì, di blastocisti magari anche di buona qualità, ma che cromosomicamente invece sono non normali. E quindi è chiaro che Diciamo che questo dà. conoscendo bene il caso ti posso rispondere pure al Sì. posto suo, cioè hanno fatto il FISH tipo l'altro ieri, quindi Ok. avranno sicuramente risultato, ma hanno fatto di tutto, anche la frammentazione, anche tutto, cioè hanno fatto qualsiasi esame possibile e immaginabile. Lei, il ginecologo che la segue qui in Italia, gli ha detto, cioè, non so più che fare, praticamente, perché abbiamo fatto tutto. Quindi è proprio effettivamente. Nel senso, uno si deve, a volte, cioè, devi accettare che è solo sfortuna, è tremendo, perché uno Quello com'è sì. possibile? Deve avere,
Avere un nemico da combattere è, diciamo, il modo migliore, insomma, per avere la forza di combattere, perché poi di fronte alla sorte che fai? Cioè, No, da questo punto non di ti lo vista riconosciamo no, però. ad accettarla questa cosa, no? È chiaro, no? No, Quindi... quello capita, diciamo, per fortuna da un lato, raramente, però sì che anche la medicina, e la medicina della riproduzione in particolar modo, davanti a tutti gli esami che sono negativi, dove non si trova realmente, attualmente, una causa principale, è chiaro che attualmente possiamo solo che alzare le mani. Sì. Dipende, ultima strada e se non l'ha mai fatto, comunque prescindere anche se fisce negativo, frammentazione va bene, quant'altro, per quanto riguarda la formazione dell'embrione, anche se è un percorso di ovodonazione, fare una diagnosi preimpianto, vedere anche un pochettino la parte immunologica per quanto riguarda lei, quindi vedere se eventualmente viene considerata, mettiamola così, una cattiva ricevente, quindi di conseguenza dare tutta una terapia complementare, eventualmente testare la donatrice. Queste cose non si fanno in prima battuta, appunto, si fanno in casi selezionati e dove naturalmente non ancora ad oggi. Non abbiamo dagli esami che abbiamo a disposizione un fattore che è determinante della problematica dell'infertilità, quello sì. Senti, a proposito di diagnosi preimpianto, ovviamente invito poi tutte le nostre amiche a, diciamo, vedere questa piccola pillola, a seguire anche questi video che effettivamente noi abbiamo chiesto ai nostri amici medici, biologi, nutrizionisti, quindi Victor, sei arruolato anche tu, dei video su argomenti estremamente specifici, perché ovviamente devono entrare in 1 minuto e mezzo e quindi sono argomenti super specifici, però secondo me a volte queste piccole, no? Sono dei piccoli assaggi, così possono effettivamente essere molto interessanti. A proposito di diagnosi per impianto, perché spesso ultimamente, come non lo so, uno fallisce un paio di tentativi, allora tutti gli dicono: beh, ma fai la diagnosi per impianto, no? Quali sono le indicazioni vere per la diagnosi per impianto? Allora, Perché essendo tra l'altro una cosa che, voglio dire, una procedura che ha un un costo costo. anche importante, no? Quindi magari capire quali sono veramente i casi in cui è indicata veramente. Allora, i casi dove è indicata per un discorso di omologa, okay, sempre di sintomo, tra Certo. omologa ed eterologa. Okay? Per quanto riguarda l'omologa, sono naturalmente quando si hanno casi di poliabortività. Okay. Quando naturalmente abbiamo un'età materna aumentata, quindi tendenzialmente fisiologicamente sopra i 37-38 anni, o naturalmente se abbiamo un'alterazione a livello cromosomico in uno dei due partner. Okay. Per quanto riguarda anche per un'omologa, se la parte femminile naturalmente è giovane, non ci sono problematiche particolari, però c'è realmente un problema maschile, allora è chiaro che in Certo. quel caso comunque si indica di andare a fare la diagnosi preimpianto. Per un discorso di eterologa è principalmente il fattore maschile che mi indica naturalmente se fare o meno la diagnosi preimpianto da un punto di vista medico. Ok? Poi, come dico io, nell'eterologa c'è un'indicazione che non è medica, ok? Perché nell'eterologa entra in gioco tutto un fattore psicologico distinto rispetto a quello naturalmente dell'omologa, dove si cerca, mettiamola così, più di controllare il percorso anche da parte dei pazienti e spesso è per evitare eventualmente dei negativi o soprattutto di trovarsi durante la gravidanza a fare un test del DNA fetale, perché capita giustamente anche con l'eterologa, e trovarsi un risultato di un DNA fetale alterato e di dover decidere naturalmente di abortire. Okay? Quindi chi vuole evitare questo tipo di situazioni, chiaro, Certo. in elezione decide di andare a fare la diagnosi preimpianto. Discorso un pochettino distinto è quello che si sta in questi ultimi anni dicendo a livello scientifico per quanto riguarda i fallimenti ripetuti. Okay? Un tempo i fallimenti ripetuti, la definizione era
più di 3 transfer di embrioni. Non era specificato né che fossero blastocisti, potevano essere embrioni in terza giornata, seconda giornata. Adesso quello che si è visto è che se io vado a fare il trasferimento di 3 blastocisti cromosomicamente sane, quindi che hanno fatto diagnosi preimpianto, si arriva ad un 95% di ottenere la gravidanza. Ok? Quindi anche, diciamo, gli addetti ai lavori, noi medici spingiamo un pochettino di più per cercare di ridurre il tempo della ricerca della gravidanza, in tal senso, perché giustamente sappiamo che è un percorso lungo e doloroso sotto tanti punti di vista, e quindi cerchiamo di accorciarlo il più possibile, e attualmente la diagnosi preimpianto è uno di questi strumenti. Voglio chiedere anche a Victor, ma cioè, c'è una percentuale di possibilità che l'embrione si rovini? Perché questa è una delle paure, no? Cioè, da una parte tutti la vogliono fare perché pensano che migliora l'outcome del risultato del transfer, dall'altra la paura è che magari si perda qualche embrione. C'è la possibilità, cioè c'è una percentuale così, da studi statistici, insomma, di perdita degli embrioni perché si rovinano nella diagnosi. Ok, el embrión no se daña porque está estudiado que de 4 a 8 células las puedes sacar, que no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que si el embrión es de muy mala calidad, se recomienda pues no biopsiarlo. Entonces ahí son estos embriones que están un poco en el límite que los que se pueden dañar, pero no hay un porcentaje. Quindi non so, penso sia abbastanza chiaro quello che ha detto, insomma, comunque per chi non. Cioè, allora, l'embrione non si danneggia perché si tolgono alcune cellule. Certo, se l'embrione è di cattiva qualità, ovviamente fargli la biopsia chiaramente può danneggiarlo e quindi è meglio di no. Del resto, insomma, diciamo che magari un embrione di cattiva qualità, insomma, già non depone molto bene per cioè, fare una procedura anche così costosa su un embrione di cattiva qualità, forse il rapporto costi-benefici non è proprio. Sì, da questo punto di vista Victor te lo può spiegare sicuramente meglio, come io spiegavo la differenza tra la diagnosi preimpianto al giorno 3 o al giorno 5. Mi chiedono anche Naturalmente. questo, mi chiedono anche vantaggi e limiti della terza Ok. giornata barra quinta E giornata. quindi quando si hanno embrioni al terzo giorno che non hanno determinate caratteristiche, giustamente ti spiega Victor cosa facciamo e meglio cosa facciamo. Io no, perché non sono biologa. Cosa fanno loro il laboratorio? Ok, entonces la biopsia en día 3 es totalmente diferente. El día 5 solo sacamos una célula. Entonces aquí tenemos que solo biopsiar embriones que tengan muy buena calidad en día 3 y esperar, ¿no? Al día 5 para ver si los que no hemos biopsiado porque tienen mala calidad, a ver si han llegado a desvolupar a blastocisto. Entonces, ventajas del día 3, que tenemos el diagnóstico en día 5. Y así podemos transferir en fresco. Esto para pacientes internacionales es muy, muy bueno y muy cómodo. Certo, se si fa in terza giornata, il quinto giorno il risultato c'è e quindi, diciamo, è arrivato a blastocisti, si trasferisce perché si sa che è sano, diciamo. Ecco. Se invece è in quinta giornata si dovrà congelare. Exacto. Y, pero la ventaja de biopsiar en blastocisto es que tenemos más células, podemos biopsiar Certo. 4, 5, 6 células y así tenemos un resultado más robusto del diagnóstico genético. Entonces, todo tiene sus Certo. pros y sus contras. Certo. I pro e i contro in entrambi i casi. La ragazza dell'endometrite dice che oggi ha fatto instillazione e 10 giorni di Bassato e azitromicina. E quindi dice: stavolta ce la faccio a mandarlo via. Speriamo di sì, perché Incrociamo mamma le mia, dita, tantissimo direi che ha antibiotico. fatto un bel cocktail di antibiotici, quindi Speriamo di sì. dovrebbe averla debellata. Ok, allora. Chiedevano ovviamente del rischio di mazza, avevamo fatto una domanda, avevamo fatto una specie di previsione che sarebbe arrivata la domanda sul danno all'embrione. Allora, no, e io perché io lo so quali sono le paure, perché insomma ce l'avevo anch'io, quindi da una parte vorresti sapere qualsiasi cosa, dall'altra dici, oddio, poi sicuro che non si rovina. Allora dice, chiede Sara, un liquido seminale crioconservato da donatore, insomma, come tutti i liquidi seminali da donatore sono crioconservati, immagino, no? Ecco. Può ritenersi un campione valido ed efficace, oppure quando si scongela si rovina?
No estoy seguro que haya entendido la pregunta 100%, pero creo que sí. Il seme del dei donatori è sempre congelato. Si rovina il seme del donatore scongelando, decongelando. No, el semen de los donantes tiene que ser de una calidad muy, muy buena para que cuando descongeles tengas suficiente material para hacer el tratamiento. Por lo tanto, está siempre, es siempre de buena calidad. O sea que no, no hay que preocuparse. Ok. Allora, ci chiede Free 100 se dopo un intervento di varicocele, quanto tempo deve passare prima di poter effettuare una ICSI con una ovodonazione? Quindi con... Beh, è uguale, insomma, quanto tempo deve passare per una ICSI? Non cambia questo, credo. Il periodo migliore è tra i 3 e i 6 mesi, perché dopo si è visto che dopo i 6 mesi spesso e volentieri il varicocele recidiva e quindi nuovamente la qualità seminale peggiora. Quindi sì, fare normalmente a 2 mesi, come sempre richiedono i colleghi andrologi, uno spermiogramma in maniera tale che poi tranquillamente si può intraprendere il percorso. Ok, allora Sabrina, la ragazza dei nuovi tentativi, dice che sta aspettando le risposte, ha fatto diciamo un sondaggio, noi abbiamo detto vaglia, diciamo, manda un ventaglio di centri che ti ispirano e poi diciamo valuti anche le risposte, perché insomma adesso deve ponderare il prossimo passo abbastanza insomma, con prudenza, ecco. Allora, in caso di sospetta endometrite cronica, è meglio fare l'endometriocultura oppure è più completo il referto che si ottiene dall'esame detto endometriome oppure sono la stessa cosa? Sono la stessa cosa. Cambia una, diciamo, la microbiologia classica endometriocultura che la fa tendenzialmente qualsiasi laboratorio che fa anche i tamponi cervico-vaginali. Da un punto di vista dell'endometrio, che è di un laboratorio in particolare, fa la stessa analisi, però utilizzando un tipo di tecnica distinta che è la PCR per determinare ciascun tipo di batterio, di microorganismo, Quindi però è la stessa cosa. è un tipo di Corretto, endometriocultura l'endometriome, diciamo. Corretto. Ha un marchio. Sì, corretto. Ok. Allora, in un ciclo di ovodonazione. Vabbè, penso che più o meno, insomma, a questo abbiamo risposto, però nel caso in cui si voglia fare la diagnosi, il transfer poi quando avverrebbe, in che giorni del ciclo medico? Allora, sempre se stiamo parlando che si va con OCT a fresco sincronizzato, dipende quando la donatrice fa il pick up, come diceva Victor, tendenzialmente si tende a fare la diagnosi preimpianto al terzo giorno in maniera tale che al quinto giorno a fresco si può fare naturalmente il transfer della blastocisti sana. Certo, quindi diciamo è la stessa cosa, il terzo o quinto giorno ha gli svantaggi e svantaggi. Corretto. Allora, Lisandrita, 3 aborti spontanei, 2 transfer di embrioni diploidi falliti. Consigli, tutti i miei test sono ok, tranne che hanno rilevato l'endometriosi, cioè una settimana fa gli hanno diagnosticato l'endometriosi. Ok, allora da questo punto di vista sull'endometriosi e l'abortività non è che c'è una correlazione, ok? Sicuramente tendenzialmente l'endometriosi va trattata in che senso? Nel senso che non si deve lasciare scoperta la donna da un punto di vista ormonale, quindi tra un ciclo e l'altro mettere a riposo naturalmente le ovaie in modo tale che naturalmente l'endometriosi non possa fiorire e rendere quindi la pelvi infiammata, che non è lo stato immunologico che più aggrada alla gravidanza. Okay? Quindi quello sì. Dall'altra parte, per naturalmente il discorso dei 3 aborti, nonostante naturalmente gli embrioni fossero, le blastocisti fossero euploidi, non è che l'embrione cromosomicamente sano esclude tutte le cause di abortività, quindi sicuramente andare un attimino a vedere, ma presumo che l'abbia già fatto tutto lo screening trombofilico e autoimmunitario, vedere naturalmente che tipo di trattamento complementare, anche se lo screening trombofilico e autoimmunitario fosse negativo, perché anche lì abbiamo alcuni parametri, ma dall'altra parte ci sono comunque, nonostante lo screening trombofilico negativo, delle evidenze che ci
ci dicono che comunque dare l'eparina sicuramente aiuta e magari mantenerla anche per più tempo durante la gravidanza, quindi anche passato il primo trimestre. Allora, Nina ci chiede se salviamo la diretta, assolutamente sì, la diretta, diciamo, alla fine di questa, insomma, oretta la salviamo, quindi la trovate sul nostro profilo. Iperplasia endometriale semplice senza DPE. È opportuno fare cura progestinica prima di fare un transfer? Ci sono pareri discordanti, tu come la pensi? Allora, io normalmente la tratto, ok? Qui bisogna distinguere quello che dice le linee guida della ginecologia, per cui normalmente un'iperplasia semplice senza TPE non va trattata con progesterone, però siccome siamo in un ambito dove giustamente guardiamo qualsiasi tipo di particolare, anche magari non faremo i 3 mesi di progesterone o di pillola progestinica, però magari sì. 1 mese, 2 mesi di progesterone, sicuramente sì, andare a rifare una biopsia di controllo al secondo mese per vedere appunto che siamo ritornati in una situazione di normalità. È chiaro che se uno va dal ginecologo e fa ginecologia, le dice no, non va trattata perché giustamente le linee guida che vanno nella visione del tumore dell'endometrio ti dice no, tienila sotto controllo ed è un'altra cosa, però qua stiamo cercando di dare il terreno migliore ai nostri embrioni perché possano naturalmente impiantarsi. Certo. Oddio, l'isteroscopia, che tristi ricordi. Aiuto! Ricordo terribile. Allora, per quanto insomma io l'ho fatta quello bravissimo, cioè luminare, però non so se neanche se è una cosa che più ha. Adesso ci sono anche altre metodiche, insomma, alternative forse all'isteroscopia. Non so se è più. Una volta c'era solo quello, quindi te la facevi e basta. Cioè adesso. È un esame sempre consigliato anche se si effettua l'ovodonazione? Sì, nel senso che l'isteroscopia, come dicevi tu, prima era uno degli unici strumenti reali e diretti per vedere la cavità. E di conseguenza, chiaro, ne abbiamo un Certo. poco abusato. Okay? Adesso Mannaggia a voi. l'entrata. Diciamo ad ampio d'uso dell'ecografia 3D, che cerca giustamente di fare una valutazione della cavità uterina in maniera meno invasiva facendo l'ecografia 3D, però è chiaro che se nonostante l'ecografia 3D che è negativa si fanno uno o due transfer e risulta ugualmente negativa, si fa un'isteroscopia perché in quell'occasione si fanno delle biopsie Certo. di endometrio. Per vedere naturalmente che sia tutto a posto da un punto di vista endometriale, okay? Non tanto per controllare la cavità uterina. Si fa l'isteroscopia quando, ad esempio, l'ecografia 3D in un utero fibromatoso si ha sospetto che naturalmente un mioma mi possa realmente invadere la cavità e di conseguenza vedere se è il caso di fare un'isteroscopia operativa per togliere il mioma intracavitario, quando sì. Non è piacevole, quello sicuro. No, non è una cosa bellissima, adesso non voglio, cioè diciamo nel percorso, insomma, una delle meno simpatiche. No, volevo chiedere a Victor, ma siccome si sentono tanti numeri un po' all'otto, ma quando è che una frammentazione del DNA spermatico è buona? Cioè, nel senso, perché chi dice numeri mirabolanti e quindi è un po'... Anche sulla teratospermia, no? Cioè, ci sono, diciamo, un po' di alcuni laboratori che magari hanno forse dei criteri un po' vecchi, no? Quindi quali sono i criteri di normalità per la frammentazione e per la morfologia? Ok, muy buena pregunta. Para la fragmentación Grazie. depende de la técnica que se utilice y depende del laboratorio. Entonces, cada laboratorio tiene su cutoff, donde marcan que a Sì. partir de ahí es anormal. Entonces, puede ser un 50, un 60, depende del laboratorio con el que trabajes. Y la Quindi bisogna teratos. leggere, diciamo, sul referto qual è il limite che dà il laboratorio per i criteri di normalità. Invece, per quanto riguarda la morfologia. Vale, esto está estándar. Esto hay unos criterios de la morfología normal y es el 4%. Debajo Perché in effetti. del 4% es anormal.
Allora, questo 4% devo dirti, nei gruppi di confronto delle donne che parlano anche degli spermiogrammi, sembra un numero bassissimo. Quando c'è 4%, cioè, noi andiamo nel panico, capito? Ecco, quindi invece 4% è il numero normale. Sí, exacto. Es el número, porque somos muy estrictos con la morfología. Tiene que ser perfecto. Para eso es Cioè, normal. per cadere nella perfezione deve essere proprio perfettino, la Sí, testina todo. bella, la cugina bella. Ok, quindi diciamo, quando vi dicono questi numeri, insomma, 4%, non svenite, mogli, perché diciamo, è un numero buono, Exacto, sí. 4%. Allora, gli anapositivi, che problemi comportano, Michela? Allora, gli anapositivi sono, diciamo, degli indicatori, degli autoanticorpi che normalmente predispongono per patologie ematologiche. Okay? Quindi il discorso di avere un'autoproduzione di autoanticorpi può predisporre principalmente ad abortività. Okay? Ed è per questo quando abbiamo, quando facciamo e richiediamo lo screening autoimmunitario, gli anapositivi. Poi li trattiamo, cioè diamo un trattamento complementare sempre con cardioaspirina, eventualmente anche con cortisone, appunto perché essendo degli autoanticorpi che generano uno stato infiammatorio, quello che dobbiamo, come Sì. dicevo prima, tenere basso ed È evitare l'infiammazione. che questo stato infiammatorio possa prendere il sopravvento e quindi andare poi contro una gravidanza che si va instaurando. Allora, questa è un po' la sera della coagulazione. Sono delle domande che a volte non so. Allora, mutazione del fattore quinto di Leiden in eterozigosi. Allora, MTHFR. Una delle due, insomma, la A1298 in omozigosi, beta fibrinogeno in eterozigosi, fattore settimo in eterozigosi, quindi c'è tanto. La AGT fa sole, parinata 4000, pesa 51 kg, quindi è piccolina, e chiede se 4000 è un dosaggio che può andare per tutte queste cose. Sì, 4000 può andare bene, aggiungerei ugualmente una cardioaspirina o un'aspirina. Ok, quindi quello sì, per tutti questi fattori, per quanto MTHFR, diciamo, è il meno in eterozigosi, ok? Perché da questo punto di vista in eterozigosi tendenzialmente non c'è indicazione per l'eparina. L'eparina è stata data principalmente per il fibrinogeno naturalmente e per il fattore quinto di Leiden. Allora, si sta per avvicinare la scadenza perché Instagram dopo un'ora ti fa cadere, quindi devo stare molto attenta. C'è un altro cellulare sotto per guardare l'ora, ma è arrivata la domanda domandona. Ok. Come si migliora la qualità ovocitaria? Questa mi mancava perché c'è sempre e quindi se non c'è te la infilo io, ma c'è stasera. Come si migliora se si migliora la qualità ovocitaria? No, la qualità ovocitaria. Mannaggia. Attualmente, diciamo, non la possiamo migliorare. Quello che normalmente si danno sono integratori e ormai siamo arrivati, penso, a 10 anni che sono sul commercio tutte le varie forme di inositolo, di chiroinositolo, mioinositolo e chi più ne ha più ne metta, ok? L'inositolo, visto che c'ero quando è stato messo, ero un po' più giovane, nasce principalmente, sì, per migliorare la risposta nelle pazienti che hanno l'ovaio micropolicistico, che sono amenorroiche o comunque che hanno cicli irregolari. Okay? E infatti gli studi che sono stati fatti era per vedere dopo 6 mesi o un anno di terapia come migliorava naturalmente il ciclo nelle donne con l'ovaio policistico. Di conseguenza, naturalmente, quella che è stata fatta come equazione, anche se non corretta totalmente, che giustamente se una paziente che normalmente ovula una volta all'anno, inizia a ovulare 5 volte l'anno, chiaro che gli aumenta la fertilità perché ha più possibilità di Certo. gravidanza, però non migliora la qualità in È una toto. questione di numeri. Semplicemente Sempre. diciamo, se si incontra 5 volte all'anno è meglio di una, insomma, Sì, ecco, diciamo, ecco. esattamente Sì. quella così. Allora, aspetta che. Ah, sì, ok. Durante il percorso di PMA
La paziente con tiroidite di Hashimoto viene seguita dal... Ah, se diciamo, voi avete un approccio multidisciplinare con l'endocrinologo per chi ha la tiroidite di Hashimoto, cioè avete voi un consulente endocrinologico nel centro? Non abbiamo un endocrinologo nel centro. Normalmente, se una è già seguita, tranquillamente collaboriamo con il collega in maniera tale che andiamo di pari passo. Quello che io normalmente dico è giustamente di avvisare il collega in base a quelle che sono le tempistiche quando si programma il percorso, in maniera tale che lui giustamente sa che deve portare il valore del TSH sotto i 2 prima di iniziare naturalmente il percorso, soprattutto se devo dare estrogeni, perché so che gli estrogeni me lo aumentano e di conseguenza andiamo di pari passo, così io lavoro da un lato, lui lavora dall'altro, però lavoriamo in sinergia per far sì che naturalmente la tiroidite di Hashimoto, essendo sempre anche lei una patologia autoimmunitaria, non ci rompa le scatole, insomma, in qualche fase del nostro percorso. Allora, ti devo fare un complimento da parte di cioè una persona che ha fatto oggi il colloquio con te, che sei fantastica, ha detto, a parte l'isteroscopia. Bella, lo so. Cioè, gli hai dato l'isteroscopia? Purtroppo questo fa parte della mia formazione. Già sono Michela, l'isteroscopista, cioè, quindi lo so. non se ne scappa, l'isteroscopia te la devi fare. Quindi, a parte l'isteroscopia, sei fantastica, però vabbè. Nessuno è perfetto e No, quindi no. giustamente diciamo un difetto ce lo devi avere. Allora, leggo un'ultima domanda, sempre perché appunto devo starci proprio stretta stretta, se no ci è successo l'altra settimana che ci è caduta la linea all'improvviso, quindi dobbiamo salvarla, insomma, ci teniamo tanto. Comunque ci sono altre domande, ma noi comunque faremo altre dirette sia con voi che con altri medici, quindi seguiteci. Sicuramente mi sembra il 30 ce n'è un'altra col dottor Bagliarelli, che è un altro ginecologo di PMA bravissimo, e quindi ne stiamo organizzando altre. Ci siamo un po' trasferiti su Instagram perché ce lo chiedevano da tanto tempo e quindi siamo un po' aggiornate. Noi dovete apprezzare anche lo sforzo, il Giusto. nostro sforzo di svecchiamento. Abbiamo imparato tante cose in questo anno, devo dire la verità, anche a fare i post. E allora ci chiede Robby, 32 anni, 5 transfer negativi. PMA per mancanza di dotti deferenti, quindi non è un discorso femminile, diciamo. Ha fatto isteroscopia, trombofilia, immunologici, curve, glicemia, insulina, tutto, è tutto a posto. Che altro deve controllare questa donna? La problematica l'hai detta tu nella definizione, la parte maschile, quindi rimando a quanto detto antecedentemente, lì c'è l'indicazione seria per fare una diagnosi preimpiante nonostante i 32 anni, ok? Ok, certo che la diagnosi diciamo per il fattore maschile a questo punto. Sì. Ok. Allora, sto guardando se ci sono altre, perché ci sono altre domande, ma molti sono di argomenti che abbiamo già toccato, come l'intralipid per abbassare l'ANA è una buona soluzione. Queste te le ammollo così, le domande, una rapida, quelle piccole, man mano che le No, te le questo punto ammollo di così. vista no, la terapia con gli intralipid ad oggi è ancora una tecnica, diciamo, un trattamento sperimentale, ok? Oltre al fatto che non è economico come può essere una cardiosperina o naturalmente un cortisone, e dall'altra parte ancora non abbiamo studi reali che ci dicano poi se ci sono degli effetti collaterali, che come quando si fa Ma qualsiasi tipo di terapia. per cosa lo danno questo intralipide? Perché ogni tanto qualcuno io per gli ANA non l'avevo mai sentito, cioè, per cosa lo danno? Lo danno, mettiamola così, quando c'è una situazione un pochettino generale, un poco complessa da un punto di vista immunologico e anche con vari tentativi falliti, ok? Non so Quando più che quelle... fare, quindi devo Sì, corretto, credere, non... provo anche qui. volevo essere gentile ed educata. Vabbè, l'ho detto io che non sono medico, dai. Va bene, va bene, Allora, va bene. io vi ringrazio tantissimo, piacere, Victor, tantissimo piacere di averti conosciuto. E ovviamente lo sai che non vi liberate di noi, Michela, Lo quindi io so, ogni lo so. tanto torno alla carica e ti riarruolo e Tranquilla, sono qua. approfitto del fatto che Sonia mi vuole bene e quindi non mi può dire di no. Per cui, ovviamente, quando vieni a Roma,
passa, lo sai che ci vediamo sempre con piacere. Assolutamente. E saluto tutte le nostre amiche. Tra 2 minuti la diretta è sul profilo. Speriamo di riuscire a salvarla con un fotogramma carino, perché sono 2 volte che non ci riusciamo. Usciamo con dei fotogrammi orrendi. E un abbraccio, buonanotte a tutti. Grazie di averci seguito. Grazie Michela, grazie Grazie a Victor. tutti, ciao Luisa. Grazie. Ciao. Ciao. Buona notte. Buonanotte. Ciao. Ciao.